peccato in decadenza, non la posso accettare, tu sia venita e te liberare. E sogno pronto e me faccio ammazzare. Se terrà l'amore e ti bizzarrà, noi siamo pronti, pure alla morte, per liberarti di sta mala razza, che ti succa usando. Buongiorno, sono un po' più rilassato, certo, ho dormito qualche oretta, ma soprattutto quello che è successo ieri, paradossalmente, ha scatenato, devo dire, reazioni incredibili in vari mondi e in tanti territori. Intanto voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno contattato, compreso dalla Val d'Aosta, dove si sono messi a disposizione un gruppo per la raccolta delle firme. Perché? Perché il tentativo, che è ancora in atto, attenzione, perché ovviamente abbiamo ricevuto tutte le riassicurazioni del caso, anche perché siamo stati quelli a far esplodere la questione, della quale poi a quanto pare si ritrova pure più Europa, pensate un po'. Quindi noi abbiamo fatto scoppiare il caso e naturalmente questa operazione era mirata per noi, ma a quanto pare non avevo messo in conto che colpiva anche più Europa, e quindi c'è stata la presa di posizione pure di più Europa. Ma ora vi dico retroscena. Comunque la cosa importante, lo sapete qual è? Che abbiamo ricevuto ed ho ricevuto disponibilità, soprattutto al nord, e vi ringrazio. I cannoli che abbiamo portato a Ponti sul Mincio, vi ricordate? Bene, una disponibilità inaspettata. Infatti dovrò fare la prossima settimana, dopo che facciamo la manifestazione giovedì 22 febbraio alle ore 11:30 in Piazza Santi degli Apostoli a Roma, prenotatevi per la nostra agricoltura, per i nostri agricoltori, porteremo la nostra proposta al ministro Lollo, poi probabilmente dovrò andare 24 ore al nord. E pensate che anche un gruppo della Val d'Aosta, della Val d'Aosta, si è messo a disposizione per le 3.000 firme che servono solo in Val d'Aosta, dal Trentino, da Trento, da Bolzano. Grazie, questo vuol dire che c'è voglia di libertà. Bravo il nostro Ismaele Lavardera, ieri di Cozzo e di Cuddaro,
Bravo, bravo. A Piazza Pulita, fatto Piazza Pulita. Così si fa. Così si fa. Il nostro gladiatore, uno dei nostri gladiatori, è andato nella tana con i lupi. Ecco cos'è la libertà. Il progetto a cui si sta lavorando. Stiamo lavorando a un progetto incredibile, perché quando tentano di metterci all'angolo noi non ci spaventiamo, noi non andiamo in depressione, no, spremiamo i nostri neuroni al massimo, non avete idea come, al massimo, per far uscire il meglio di noi. Non ci scoraggiamo e lo vedrete. Già vedrete la prima tappa il 24 di febbraio a Palermo per il nostro, la nostra assemblea regionale, che definirà tutto il percorso che attualmente è in corso nelle varie province per le assemblee, per la definizione delle assemblee comunali, dei nostri coordinamenti comunali, coordinamenti provinciali. Ieri è stato definito Messina e Melangela Scolaro. Melangela Scolaro, nostra consigliera comunale di Barcellona, è stata individuata come coordinatrice provinciale. Noi investiamo anche su chi viene ora. Noi investiamo anche dove non siamo ancora presenti. Ecco cosa significa Sud chiama Nord, l'evoluzione di Sicilia vera. Il 24 di febbraio, sabato, all'Hotel San Paolo, alle 10:30, si concluderà questa processione che è in corso, comune per comune, provincia, per l'elezione del nostro coordinatore regionale. Quindi, anche si suggella, l'eccomi di oltre 10.000 siciliani e siciliane che in 3 mesi hanno risposto all'appello, iscrivendosi a Sud chiama Nord. E poi l'1 e il 2 di marzo a Taormina all'Assemblea Nazionale vedrete tutte le nostre delegazioni di tutte le regioni, un lavoro incredibile che sta facendo Laura Castelli e che sta vedendo regione per regione la nascita di Sud chiama Nord. Facciamo paura, sì! Il tentativo di ieri, il tentativo che è in corso, è questa testimonianza, è l'asseverazione che facciamo paura, perché naturalmente, per quanto io possa tentare di fare sedute spiritiche riservate, è ovvio che anche i muri hanno le orecchie e in alcuni ambienti purtroppo è arrivata la notizia di quello che io sto tentando di fare per le europee. Sarà l'unica novità. Li travolgeremo. Noi travolgeremo un sistema che opera e continua a operare con la logica politico-mafiosa. Ma cosa significa? Ora che il gioco è iniziato, perché la legge dice che 180 giorni prima, 180 giorni prima dalla fissazione di una competizione elettorale, può iniziare la raccolta delle firme. Cioè da metà dicembre già potevamo raccogliere le firme per le europee. Ma se noi siamo esentati per legge, attuale legge, è ovvio che noi non abbiamo iniziato a fare nulla. Ecco perché è una porcheria, è illegittima, chiamatela anche incostituzionale, ma vi rendete conto, modificare ora che sarà entro fine marzo, perché si deve convertire questo decreto, a un certo punto spunta questo gruppo di Fratelli d'Italia e il primo firmatario dice, siccome le elezioni europee sono una cosa importante, devono essere sentati solo i partiti che hanno una certa consistenza. Sapete cosa significa una certa consistenza? Il 3%!
perché per come è previsto questo emendamento significa che solo i partiti che hanno il 3% già conseguito alle elezioni politiche sono esentati dalla raccolta delle firme. Ma come? E se lo sbarramento per eleggere i parlamentari a Bruxelles è del 4? Cioè tu prima di competere mi imponi che deve avere già il 3. Ma continuando così tra poco abolirete anche le elezioni. Tanto già ormai ve li nominate d'ufficio, i cerchi magici, e mettiamo nei parlamenti chi sculetta, chi scodinzola sempre di più. Bravi! Vedete, non è una questione tecnica. Questi sono segnali inquietanti di una demopazia. Di una demopazia. Ecco perché bisogna reagire pesantemente. E vedete, quello che è stato il tentativo ieri, l'ho chiamato lupara, colpo di lupara parlamentare, ha reagito, ha portato alla reazione di tanti. È ovvio che noi abbiamo messo in campo tutte le nostre relazioni. Laura Castelli si è relazionata con gli uffici del Quirinale, io con la Russa. E devo dire che ho ricevuto la telefonata verso le 17 del capogruppo al Senato, Malan, di Fratelli d'Italia, il quale mi ha assicurato che questo emendamento sarà corretto. Cosa vuol dire che sono esentati solo i partiti che hanno eletto nella quota proporzionale alle ultime elezioni politiche dei rappresentanti, mentre coloro che li hanno eletti nell'uninominale, come noi, che già in questo momento sono esentati dalla raccolta delle firme, non sono più esentati. E non si soffoca così il dissenso. Queste, vedete, è come quando ti ritrovi, io faccio sempre un esempio, per spiegare sempre la logica mafiosa. Facciamo un esempio. In un comune, nella piazza principale, c'è un bar che opera da anni, ha il monopolio. A un certo punto uno decide di aprire un altro bar. Quell'altro bar che apre mette in difficoltà il bar esistente, perché ovviamente lancia dei prodotti nuovi, innovativi, eccetera. E allora il bar che già esiste da anni, anni e anni, cosa può fare? O vede di organizzarsi e quindi aumentare il livello di qualità, perché prima aveva il monopolio e se ne fotteva, no? Studiare l'avversario e capire, ma cavolo, questo com'è possibile che mi sta prendendo cliente? Cosa sta facendo di innovativo e di buono? Vedo di superarlo. Questa è la libertà. Questa è la competitività. Questa è ciò che fa bene, perché alza il livello di qualità, aumenta l'offerta per gli utenti. Nasce un confronto, la competizione. Questo normalmente deve succedere, invece no. Che fa il titolare del bar? Piuttosto che innovare, competere, superare se stesso, superare la sua storia, prende dei mafiosi e gli fa bruciare il bar. E così ha eliminato l'avversario. Ecco quello che è stato presentato ieri, l'altra notte, il 12 esattamente di febbraio. E questo, eliminare l'avversario con un colpo di lupara, mettergli una bomba, questo è, non è una questione tecnica. Io lo capisco che queste cose vi sembreranno stronzate. Questi è un attentato alla democrazia. Altro che stronzate. E come faranno questo? Tenteranno di fare questo, tenteranno di fare altre porcherie. Mai si era verificato in Italia che a giochi aperti si andava a restringere la possibilità di partecipare. Anzi, in genere, come ha detto ieri Maggi, segretario di Più Europa, è stato sempre l'opposto. A giochi aperti si è ampliata la possibilità, si è agevolato per altri soggetti, quindi aumentando le possibilità del confronto,
della democrazia. Dove stiamo arrivando in Italia? Ormai abbiamo la RAI che non ci dà spazio, che non ci dà voce. La RAI che sembra ormai il ministero della propaganda meloniana. I giornali più importanti che ti danno la mezza notizia e spesso ti mascariano. Come cazzo si può scrivere nella prima pagina della Sicilia che la manifestazione che abbiamo fatto a Palermo è stato un flop? Ma come? Noi ci siamo attenuti alle prescrizioni della Digos. Abbiamo evitato di creare problemi. Avevamo un taglio di portare non più di 1000 persone in piazza, non più di 5 trattori. Ma che cazzo dovevamo fare? E poi ti ritrovi con la Sicilia che in prima pagina ti scrive fallimento. Ma vaffanculo. Poi uno si incazza, e certo, è ovvio. Non è invece che si è messo in bella vista che c'è un fronte comune, che oggi fa progetto rispetto all'ologramma Schifani, rispetto alla visione politico-mafiosa che è imperante in Sicilia. No, no, ci devono mascariare. Anche questa è una forma di mafia, mascariare, delegittimare. Più mascari, più delegittimi, più tenti di isolare, a un certo punto, boom, il colpo di Lupara. Come sono morti i nostri eroi in Sicilia? Come hanno fatto, come hanno messo il tritolo ai nostri eroi? Prima li hanno mascariati, li hanno delegittimati proprio dall'interno stesso. E quando era il momento, boom! Ecco qual è la tradizione mafiosa. E noi più arriva questo, più reagiamo così. E lo vedrete, lo vedrete. Mi avete costretto a ritornare giovane per formare una strategia per le europee che sia vincente. Bene, mi sto massacrando la vita, non avete idea quanto. Non avevo messo in conto, onestamente, di arrivare a questo, ma lo faccio, perché di fronte agli atti mafiosi bisogna rispondere così. Ti cavolocchi, ti cavolocchi, non ho paura. Più mi intimidisci, più mi incazzo, più reagisco. Ecco, ecco cos'è. Ora, secondo voi chi ha avuto l'interesse? E allora le versioni sono queste. La prima versione, un'operazione che parte dalla Sicilia, vendetta di Renato Schifani. Perché Renato Schifani è pericoloso, molto pericoloso, vendicativo, politicamente viscido, altro che ologramma. Lui non reagisce a tu per tu, lui reagisce nell'ombra, ti ammazza e ti fa ammazzare. Questo è Schifani, ma lo sappiamo già, io so con chi ho a che fare. Guardate che io so che ogni parola che gli dico, questo se la segna. Non prendetelo come uno che... No, no. Guardate che in Sicilia stiamo vivendo il culmine, l'apice di quella che è una logica politico-mafiosa. Chiaro? Io lo so che ogni scontro che alimento con Schifani significa mettere a repentaglio me stesso. Ne sono cosciente. Questa è la prima versione, parte da Schifani che ovviamente ha rapporti trasversali e viene preso per evitare ovviamente di essere individuato, fa sponda con Fratelli d'Italia, con alcuni parlamentari anonimi, prima versione. Seconda versione, Calenda. Fanno st'operazione perché voi sapete che c'era un ragionamento.
E Calenda aveva un ragionamento anche, e ha un ragionamento in corso con Più Europa. Tant'è vero che Più Europa ieri, quando si è accorta, grazie a noi, che era stata fatta un'operazione che rasenta la mafiosità, è uscita allo scoperto, preso posizione. Quindi l'altra versione che circola è che Calenda, che ovviamente, vedete, in quelle stanze non è un problema di partito, là i favori se li scambiano, lo volete capire o no, sono scambisti politici, lì si scambiano le cortesie, funziona così. E quella era una grande cortesia, se andate a guardare questo emendamento. Calenda in un solo colpo avrebbe risolto due situazioni: la prima, mettere in ginocchio noi e prenderci per fame; la seconda, far calmare l'animosità di Più Europa e naturalmente rispostare il baricentro su se stesso, perché ormai l'ha perso, perché si è spostato su Più Europa. Infatti ieri a un certo punto è uscito un comunicato stampa proprio da Azione dicendo che non avrebbero votato assolutamente questo emendamento, erano contrari. Ricordatevi sempre il film del Padrino, il primo, colui che ha partecipato all'attentato, all'omicidio, e il primo a venire a farti le condoglianze. Vi ricordate il Padrino? È colui che effettivamente è stato l'autore o il mandante. Chiaro? Quindi quest'altra versione circola. Poi c'è la terza versione della vendetta del buon Matteo Renzi. Quale dicono che ha caricato a pallettoni pure la fanciulla perché mi deve distruggere. Sono qui che vi aspetto al passo io. Chiaro? E siccome ormai è pronta al salto della guaglia, numero europeo, nel centrodestra, e allora ha iniziato già a chiedere. E questa è la versione terza, la vendetta di Matteo Renzi. Io non lo so, caro Nino Carreri, auguri, il nostro coordinatore della città di Messina. 4.000 iscritti in città, Nino Carreri, hai un compito incredibile. Non lo so quale delle tre versioni credere. E non mi interessa. Una cosa è certa, che hanno avuto la capacità di farmi incazzare e di scatenare tutto quello che io non volevo scatenare. Ora sarà l'inferno. Comunque, ora salirò, andrò a Ponte sul Mincio, come andrò in Val d'Aosta. Ora mi avete costretto a dare il meglio di me e a fare un progetto per l'Europa che vi inchioderà al muro. Io non sono qui ad elemosinare nulla. Volete sparare il colpo di rupara? Sparatelo pure. Però state attenti, o lo sparate bene e ci ammazzate, o se ci ferite, dovete guardarvi, perché noi anche sanguinanti siamo in condizione di sostenere una guerra e di scatenarla. Quindi ora fate quel che cazzo volete. Io ho parlato con le massime istituzioni, compreso la Russa, e ho posto una questione ben precisa. La competizione è un conto, ammazzare gli altri, ammazzarli, non dargli neanche la possibilità della competizione, è un altro conto. Qua significa minare le regole della democrazia, è diverso. Ecco perché il 22 di febbraio dovete essere a Roma, vi dovete organizzare.
Stiamo mettendo a disposizione i pullman, i soldi del partito li spendiamo così. Perché vogliamo farvi ritrovare il gusto, il diritto dell'indignazione, perché qui in Italia non si indigna più nessuno. Ormai vi hanno tolto anche questo. Riappropriatevi. Giovedì 22 febbraio in piazza Santi degli Apostoli a Roma. Non difendiamo solo la nostra agricoltura e i nostri agricoltori, difendiamo la nostra libertà, lo volete capire o no? Dovete riprendere il gusto dell'indignazione. Io lo capisco che ormai ci hanno tolto anche questo, ma non possiamo cadere in questa trappola. Non possiamo. E non si tratta del dissenso fino a se stesso. Si tratta di uomini e donne che non si rassegnano. E noi non ci rassegniamo. Sappiate che anche se voi modificate questa norma, io non mi consegno. Chiaro? Non mi vendo. Ci sono già anche pronti imprenditori a finanziare la raccolta delle firme. Ecco, col gesto di ieri avete avuto questa capacità di scatenare una solidarietà in tutta Italia. Ecco qual è la Sicilia e l'Italia bella. Bella, quella vera. Fate quel che cazzo volete ora. Noi abbiamo fatto il nostro dovere di denunciare al mondo e agli italiani questo gesto politico mafioso schifoso. Chi è il mandante non ce ne frega un cazzo. Il killer è stato individuato e non ha saputo neanche dare una giustificazione al killer alla fine di questa firma come primo firmatario. Ma la cosa è certa. Se pensavate che io venivo in ginocchio per pietirvi questa cosa, siete sballati di testa. Lo dico qui ufficialmente. Fate quel che cazzo volete. Noi, oggi, dopo questo tentativo, se prima era 99%, oggi è 100%, non torniamo indietro. Indietro non si torna. Ora si va avanti. Senza se e senza ma. Oggi pomeriggio sarò a Taormina. Perché arriveranno i primi autobus elettrici, chiaro, il buon Campagna, tutto il CDA della SM sta facendo un meraviglioso lavoro e alle 15 saremo lì. Chi è libero e vuol venire, venga, come saremo alla manifestazione dell'ACI. Oggi accoglieremo tutta l'ACI nazionale perché abbiamo il nostro mitico Daniele VII, che ama la sua terra e che ha proposto Taormina per ospitare questo evento nazionale. E io sarò lì pure ad accoglierlo e ad accogliere tutti. La buona amministrazione, quindi oggi arrivano gli autobus elettrici, quelli nuovi, metto lì e li guido. E ACI. Antonio Cullotta, andiamo avanti, bravo, senza se e senza ma. Ora organizzatevi. Contattate la nostra segreteria per prenotarvi il vostro posto, prendete l'autobus, si parte il 21 sera da tutta la Sicilia, da tutto il meridione. Il 22 mattina tutti a Roma, in piazza degli Apostoli. Non difendiamo solo l'agricoltura, gli agricoltori e la libertà, e la libertà che va difesa ora da questi tentativi politico-mafiosi. E il momento è adesso, e vi assicuro che ormai ci siamo, perché nonostante ieri la giornata è stata quella che è stata, io ho continuato le mie sedute spiritiche e le cose si stanno mettendo il verso giusto. Quel tentativo di ieri ha veramente blindato il fronte che stiamo creando.
un fronte che non è semplicemente politico, è un fronte di libertà. Grazie. Andiamo avanti, senza se e senza ma.